presidente della Top Volley Cisterna, Giario Falivene, i tifosi dicono la capolista se ne va, la classifica dice questo, è chiaro, sono passate due giornate, però insomma è bello vedere questa classifica. Ma secondo me più che la classifica è bello vedere una squadra che scende in campo con un figlio importante che riesce a soffrire, a imporre ai loro giochi, diciamo a divertirsi, quindi continuiamo, dobbiamo continuare a divertirsi. Oltretutto il calendario dice che il prossimo fine settimana arriva Padova, quindi un'altra occasione per fare punti, perché non dimentichiamo che quando è uscito il calendario Fabio Soli diceva ok, andiamo a Milano e là ci può stare perdere, poi però dobbiamo concentrarci soprattutto sulle due gare casalinghe. Sì, infatti io quello che avevo detto ieri, che questa partita contava molto di più di Milano, quindi quella di Padova a maggior ragione conta più di questa e quella di Milano, per cui dovremo essere bravi a resettare tutto da domani mattina, ci godiamo queste due belle partite e ci divertiamo anche un po' a far rosicare qualcuno, quello che è del nostro spirito. Hai l'impressione, Presidente, che quest'anno Soli ha a disposizione, grazie a voi ovviamente, un organico sicuramente più competitivo, dove gli ingressi non vanno a creare squilibri, e l'abbiamo visto oggi con Bairam e nel finale anche con Gutierrez? Beh, il merito non più che nostro è di Soli e di Campico Craft, che guardano e scelgono i giocatori, quindi sicuramente è più equilibrato probabilmente rispetto allo scorso anno, abbiamo più scelte, fatto più scelte di formazione, quindi saprà lui come gestire il tutto, noi ci godiamo lo spettacolo. Ebone Alletti, quanti rimpianti avete lasciato nel terzo set? Ma penso che sia inutile parlare nel terzo set, nel senso che siamo venuti a Cisterna sapendo di affrontare una partita difficile, sapevamo essere una squadra molto in forma e regalare due set così come i primi due, forse io parlerei più dei primi due che del terzo, nel senso che il terzo è stato come avremmo dovuto affrontare la partita fin dall'inizio. Quando poi sei sotto 2-0 diventa complicato ed è normale che un set ai vantaggi possa finire da una parte o dall'altra, ecco. Quindi il rammarico non è certo per il terzo set ma per i primi due per non averli giocati. Ecco, come si reagisce dopo due sconfitte, un inizio di campionato non come ve lo immaginavate? Lavorando, penso che ci sia poco altro da fare se non tornare in palestra con la cattiveria accumulata in queste due partite e mettersi sotto e cercare di lavorare sodo, perché evidentemente se questo è il nostro livello non basta e dobbiamo crescere e aumentare, perché abbiamo un obiettivo e vogliamo, ci crediamo e vogliamo fermamente raggiungerlo. Michele Baranovic, sei un giocatore esperto, quindi passami la battuta, come ci si sente in testa alla classifica? No, ci sentiamo con una squadra che ha fatto due grandi partite contro due avversarie molto toste a Milano e oggi qua contro Taranto. E sapevamo che sarebbe stato difficile anche oggi, insomma, sappiamo, noi a Taranto siamo due squadre che hanno come primo obiettivo la salvezza. Dovevamo riscattarci da una brutta partita fatta contro di loro non più di due settimane fa, sapendo bene che oggi valeva molto molto di più, quindi siamo stati molto bravi i primi due set a tenere altissimo il ritmo, il terzo secondo me siamo calati un pochettino, ma siamo stati bravi nel finale a tenere alta la concentrazione, quindi questi per noi sono tre punti d'oro. Siamo visti in occasione del raduno delle visite mediche e alla domanda che squadra ti aspettavi, dicevi squadra giovane, che ovviamente vediamo quello che succede. Dopo il precampionato, dopo un buon precampionato e queste prime due partite, che idea si è fatta di questa squadra? Cosa è cambiato rispetto al giorno del raduno? Intanto sono passati due mesi, quindi abbiamo lavorato, qualcuno è arrivato in corsa, come Dennis, Fe, anche con un problemino, quindi pian pianino ci siamo ritrovati tutti insieme in campo, abbiamo due settimane di allenamenti veri sulle spalle. Complimenti allo staff perché ha saputo gestire benissimo tutte le varie problematiche e dobbiamo rimanere coi piedi per terra, non abbiamo fatto niente, la prossima partita, la prossima domenica sarà fondamentale di nuovo contro Padova, che è un avversario tosto, che ha saputo vincere contro Modena, quindi dobbiamo mantenere la testa
sempre qua in palestra e lavorare bene.